Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Preghiamo meditando i misteri del dolore. E ci introduce la storia del dolore, veramente possiamo dire della passione, di un cristiano dei nostri tempi, Rosario Livatino. Papa Giovanni XXIII, oggi santo, più volte fece questa acuta osservazione. La Chiesa è una, santa, cattolica, apostolica, romana e perseguitata. E i primi tre secoli sono spesso considerati i secoli del martirio cristiano, ma il martirio cristiano non si esaurisce in quei secoli. Ci sono i martiri della civiltà del benessere, del diritto, della libertà. Addirittura nella nostra Italia cristiana ci sono tanti martiri, sembra impossibile, eppure è vero. È il caso del giovane giudice Rosario Livatino. Nella famiglia egli aveva respirato il Vangelo vissuto, aveva imparato ad amare e vivere l'onestà. L'esempio dei genitori è stato come una stella cometa che ha orientato tutta la sua vita. Il giudice Rosario Livatino ha ricevuto in famiglia le pieghe della rettitudine, che non scende a compromessi con l'ingiustizia. Mosso da un sincero merito di giustizia, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza, l'Università di Palermo, e in tempi record consegue la laurea, con lode, il 9 luglio 1975. Velocemente brucia tutte le tappe e diventa giudice ad Agrigento, giudice in un contesto di gravi ingiustizie. Rosario affronta i poteri forti con l'arma disarmata della giustizia e viene ucciso freddamente il 21 settembre 1990. Nei suoi scritti viene spesso trovata la scritta STD. Tutti si chiedevano che vuol dire. Ecco il mistero svelato. Vuol dire sub tutela Dei, sotto la protezione di Dio. Ma Dio non l'ha salvato dalla morte, ma l'ha salvato dal tradimento della giustizia, che è più grave della morte. Infatti oggi Rosario Livatino sempre di più appare un vincitore. Se in ogni tribunale ci fosse un giudice come Rosario Livatino, davvero la giustizia risplenderebbe come la stella del mattino che vince il buio della notte. Intanto sentite cosa è accaduto. Dicevo, 20 settembre, i sicari lo aspettavano. Erano tre giovani, tra i quali c'era anche un giovane che era, possiamo dire, alla prima esperienza di assassinio. Si chiamava Gaetano Puzzangaro. All'epoca dei fatti Gaetano è solo un ragazzo appena ventenne che vive come tanti altri giovani di provincia. Lui vuole uscire dalla routine della vita di campagna, comincia a frequentare brutte compagnie, smarrisce la retta via, si perde e senza quasi accorgersene in breve tempo si ritrova immerso in una realtà fatta di violenza e sopraffazione, ma non da semplice spettatore, bensì da complice e da agente diretto. La sua innocenza svanisce, diventa parte attiva in reati di vario genere, finché un giorno gli viene commissariato un delitto eccellente. Dovrà uccidere, insieme a tre suoi amici, un giovane magistrato che sta andando al suo lavoro, ma dà molto fastidio ai potenti ingiusti. Ebbene, racconta questo ragazzo, che quando spararono a Livatino, li guardò negli occhi e disse: ma ragazzi, che v'ho fatto? Che v'ho fatto di male? Ebbene, queste parole si depositarono dentro l'animo di questo ragazzo, di questo assassino, e gli indicano una nuova direzione. Le pensa continuamente: ma che v'ho fatto di male? Ritrova la via, scopre un nuovo sentiero, inizia a non sentirsi più a proprio agio in quel mondo in cui si è ritrovato a causa di una serie di scelte esistenziali sbagliate. 2 anni dopo viene arrestato. Mentre sta in carcere,
ascolta il discorso di San Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi di Agrigento nel 1993, due anni dopo il delitto. Giovanni Paolo gridò: convertitevi, convertitevi, uomini della mafia, convertitevi, dovete rispondere a Dio. Ebbene, queste parole entrarono nel cuore di Gaetano, affronta una grossa crisi di coscienza, giunge a compimento un cammino di conversione. Oggi, ogni domenica, va a messa e prega Rosario, che gli appare spesso in sogno e gli parla come un amico, come un fratello. Gaetano Puzzangaro e Rosario Livatino, l'assassino e la vittima, fanno lunghe chiacchierate. Ormai sono due persone che si vogliono bene. Il pentimento incontra il perdono, pensate, il perdono dei genitori di Livatino. Perdonano l'assassino del figlio. Mai una parola di condanna da parte loro, ma sempre di vicinanza nei confronti delle famiglie dei sicari. Sventurate anch'esse. Gaetano si rende conto che Rosario stava lavorando per i giovani, per una società migliore, per lui stesso. Testimonia per la causa di beatificazione. Oggi è diventato un uomo nuovo. Il seme è germogliato su un terreno che si credeva irrimediabilmente desertico. Tutto questo eroismo nasce dalla passione di Cristo, dal gesto di amore di Gesù. Visitiamo allora i misteri del dolore. Andiamo nell'orto di Getsemani. Gesù prega e soffre mentre prende su di sé il peso dei peccati di tutta l'umanità, anche dei peccati di questi assassini. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci presenta Gesù che viene crudelmente flagellato dai soldati. Spesso durante la flagellazione il condannato moriva. Era una punizione terribile. Ebbene, Gesù ha superato anche questa prova e nella sindone sono registrate tutte le ferite fatte da quei flagelli. Guardandole si resta veramente impressionati. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine. Le spine sono le cattiverie umane. Ogni atto di violenza è una spina. Ogni atto di odio è una spina. Ogni gesto di vendetta è una spina. Mentre ogni gesto di amore è una spina che viene tolta. Ogni atto di umiltà è una spina che viene tolta. Cerchiamo anche noi, ogni giorno, di togliere una spina alla corona di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero del dolore abbiamo davanti a noi Gesù che viene caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario con tanta fatica. Sulle spalle quel legno pesa, pesa perché ci sono i peccati di tutta l'umanità. Pensate che peso portò Gesù sulle spalle. Accanto a Gesù, sempre presente, la madre. Maria ha camminato accanto al figlio, fino all'ultimo respiro sulla croce. Maria è veramente il prodigio della fedeltà, il modello della fedeltà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta sul Calvario. Abbiamo davanti a noi Gesù crocifisso. Sta soffrendo veramente pene per noi inimmaginabili. Quello che soffre un crocifisso non lo possiamo immaginare. Perché Gesù ha accettato questa sofferenza? Per amore. Per mettere dentro questo mondo un incendio di amore. Da quella croce parte la conversione di San Paolo. Da quella croce parte la conversione di Sant'Agostino. Da quella croce parte la conversione di San Francesco d'Assisi. Infatti fu un crocifisso che diventò vivo nella chiesetta di San Damiano e gli disse: Francesco, ripara la mia casa, che come vedi va tutta in rovina. Gesù crocifisso continua a parlare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, e frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre celeste, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito santo amore, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi. Madre della Chiesa. Prega per noi. Madre della Misericordia. Prega per noi. Madre della Divina Grazia. Prega per noi. Madre della Fiducia. Prega per noi. Madre Purissima. Prega per noi. Madre Castissima. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna di amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del creatore, prega per Madre del salvatore, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, specchio di giustizia, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per salute noi. Degli infermi, prega per rifugio noi. Dei peccatori, prega. Conforto dei migranti, prega consolatrice degli afflitti, prega aiuto dei cristiani, prega regina degli angeli, prega regina dei patriarchi, prega
Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per Regina noi. Dei martiri, prega per Regina noi. Dei confessori della fede, prega per Regina noi. Delle vergini, prega per Regina noi. Di tutti i santi, prega per Regina noi. Concepita senza peccato originale, prega per Regina assunta in cielo, prega per Regina noi. Della famiglia, prega per Regina noi. Del Santo Rosario, prega per Regina noi. Della pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocificere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua limpida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono dell'acme per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica, vi protegga, vi conforti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Io direi, prendiamo un impegno di guardare ogni tanto con attenzione il crocifisso e di capire che ogni crocifisso manda un grido, un urlo di amore. San Paolo è arrivato a dire, Cristo mi ha amato e ha dato la vita per me. San Francesco, quando guardava il crocifisso, piangeva. Chiediamo la grazia di ritrovare lo sguardo di fede per capire il mistero di amore che si nasconde in ogni crocifisso. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.